Buongiorno viaggiatori e benvenuti a Barcellos. Ebbene sì, siamo arrivati finalmente sul cammino portoghese. Siamo atterrati a Porto e siamo spostati qui a Barcellos, da dove inizierà appunto il nostro cammino verso Santiago, cammino portoghese. La nostra avventura è già iniziata stamattina perché abbiamo rischiato di perdere il volo, non c'era mai capitato prima, insomma, rischiatissimo, sì. Un rischio, mamma mia. Comunque, a parte questo, insomma, siamo arrivati qui, abbiamo pranzato perché da ieri sera che non mangiavamo niente per via del discorso di perdere l'aereo, eccetera. E piccolo dettaglio tecnico, questo vlog, tutto il vlog del cammino di Santiago, il cammino portoghese, sarà registrato con la GoPro Hero 4. E quindi il video sarà quello che è, l'audio sarà quello che è, ma è più che altro per un discorso di peso. Non volevo portarmi via l'attrezzatura pesante, non volevo portarmi via cose strane. È un compromesso per avere la possibilità comunque di portarvi con noi in questa avventura. Ecco, questo qui che vedete alle mie spalle è il nostro albergue per la notte. Carino, molto bellino dentro, fuori insomma un po' anonimo, ma dentro molto bellino. Adesso magari ve lo faccio vedere. Questo invece è come appare un albergue del cammino di Santiago. Una scarpa puzzolenti. Ehi, vieni. Io dormo qua sopra. Bene, eccoci qua. Le premesse sono che questo qui sarà il video più spettinato in assoluto. Allora, dove siamo oggi? Siamo appunto in questa città che si chiama Barcellos. Barcellos. È inutile che la faccio vedere perché non si vede una mazza, magari vi metto l'immagine di sfondo, appunto. Praticamente Barcellos, sto leggendo, una graziosa cittadina sulle rive del rio Cavado. Bla 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 bla, ogni giovedì c'è il più grande mercato del Portogallo. Ed è famosa per il galletto. Famosa per il galletto, c'è anche un bel castello, dopo magari vi ci metto un'immagine, il galletto tipico che è il simbolo del Portogallo, il galletto nero. Domani ci aspetta una tappa da 33 km da Barcellos a Ponte Lima e con un paio di dislivelli interessanti, due colline insomma, ma niente di eccessivo, però due colline. E adesso ad un orario da tedeschi alle 18.38 probabilmente ceneremo, dato che comunque in Italia è un orario più tardi. Esatto, poi andiamo a letto e ci prepariamo per il cammino di domani. Domani alzataccia mi sa. Alle 6 almeno. Forse anche prima. Prima. A domani ragazzi. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Allora, oggi è sabato mattina. È il nostro primo giorno di cammino. Sono tipo le 5.20. Cioè, ci siamo alzati. Non abbiamo ancora fatto colazione. C'è una scarpa lì. Vabbè. E niente, stiamo camminando qui. Come potete vedere lì c'è l'alba. Non so se si riesce a vedere. Lì c'è un bel sole che albeggia. E com'è stata questa prima notte, Ambra? È stata un'esperienza diversa dal solito, ecco. Soprattutto la sveglia. Sì, insomma, siamo stati in questi stanzoni che vi ho fatto vedere forse prima. Senza forse, vi ho fatto vedere prima. Dicevo, siamo stati in questi stanzoni. Per fortuna questa notte non ci sono stati troppi russatori, ce n'era solo uno. E dai, comunque ci siamo addormentati tipo alle 9 di sera perché eravamo abbastanza stanchi da tutto il viaggio, eccetera. L'emozione di perdere l'aereo. Il rischio grave di perdere l'aereo. E niente, insomma, adesso stiamo camminando appunto in direzione nord. Stiamo uscendo dalla città di Barcellos. E andiamo. Ecco, qui siamo lungo il cammino. Queste frecce indicano appunto la direzione, le trovate dappertutto sul cammino portoghese, sul cammino di Santiago in generale. La particolarità è che sul portoghese la gialla indica appunto la direzione per andare a Santiago, mentre la blu la direzione per andare verso Fatima e poi Lisbona, eccetera. Comunque credo che sia proprio Fatima. E appunto noi arriviamo da lì e stiamo andando in quella direzione. Il cosetto piccolino lì è Ambra. Bene, eccoci qua, abbiamo già fatto una decina di chilometri, quindi siamo ragionevolmente a un terzo della tappa odierna, più o meno. Stiamo scendendo dopo la prima collina che abbiamo appunto salito, abbiamo fatto una piccola pausa a colazione, dove abbiamo mangiato delle cose che abbiamo comprato al supermercato ieri. Il paesaggio qui avanza a collinare e abbiamo fatto diversi tratti d'asfalto, molti tratti nei campi. In questo momento, come potete vedere, siamo di nuovo su asfalto. Adesso ci accingiamo a scendere per uno sterrato
lungo qualche campo, vi faccio vedere. Ecco, qui alle mie spalle c'è un tipico paesino rurale, tipico da Camino di Santiago, insomma. Mi pare che si chiama Quintayes, una roba del genere. È bello perché trovi le mucche al pascolo per le strade cittadine, le galline, insomma, lungo la strada. Sembra veramente carino. Sono dei bellissimi campi tutto attorno. Abbiamo passato una zona di campi, adesso vi metto una foto, una zona di campi veramente molto bella. E niente, le gambe vanno abbastanza bene. Adesso abbiamo fatto, dopo il tratto di salita, abbiamo fatto la discesa. A quanto pare lì ci sarà un'altra altura da superare, però abbiamo anche fatto colazione, quindi bene, andiamo. Guardate che oasi di pace e tranquillità che abbiamo trovato qua. Noi arriviamo da là, dobbiamo andare in quella direzione. Che bello! Questi sono gli scorci dei posti per cui vale la pena camminare, sudare e soffrire abbastanza sul Cammino di Santiago. Sono le 11:22, calcolando che comunque camminiamo da circa le 5:30 di mattina, iniziamo ad essere un filino stanchi. Ci mancano ancora 8 km più o meno, presumo, prima di arrivare alla destinazione, che si chiama Ponte de Lima. Ponte de Lima. Ponte de Lima. Bene, siamo arrivati al Ponte de Lima. Cosa di particolare il Ponte de Lima? Quel ponte, non questo moderno, quello oltre, che vedete forse nelle immagini. Adesso la nostra priorità è provare l'albergo. Sì. Perché siamo distrutti. Siamo parecchio cotti. Che sono? 14:41. È dalle 5:30-20 che camminiamo, quindi siamo distrutti. Fatevi voi un po' il conto di quanto stiamo camminando oggi. I piedi ne risentono, il corpo ne risente. Ah, siamo stanchi, ufficialmente. C'è un vento della Madonna, spero vi sentiate. Comunque qui al passo, lungo una passeggiata, che potete vedere, insomma, una passeggiata a un lungo fiume, ci sono al pascolo dei tori. Guardate che roba. Qui proprio qua sotto. 1, 2, 3. È molto strana questa cosa. Ponte de Lima è ufficialmente un bellissimo paesino. Adesso qui, vabbè, c'è un parcheggio. Comunque, guardate le mie spalle. Carino, è bello. Adesso dobbiamo attraversare il ponte. Il famoso Ponte de Lima, questo qua tradizionale. E dopo quella chiesa che vedete lì dovrebbe esserci il nostro albergo del pellegrino. Speriamo. Bello, carino, eh? Stasera mangiamo bene, vero Ambra? Mangiamo, sì. Stasera ci sfondiamo perché abbiamo fatto fuori tipo 10.000 calorie. Ed eccoci qua sul Ponte de Lima. Bello, lungo. Lì c'è l'iglesia e dopo dovremo avere il nostro albergo. Notavamo che ci sono questi lampioni che hanno integrati degli altoparlanti con la musica. Hanno molto... romantico, è una bellissima città, proprio una di quelle da visitare in cabrio, col tetto aperto, vestiti bene, certo non in queste condizioni. E guarda quella gente lì che mette i piedi nell'acqua. Grande invidia nei loro confronti, anche perché i nostri piedi non sono commessi benissimo. Insomma, siamo arrivati, come potete vedere siamo belli ciabattati e anche un pochino vescicati. Ambra pensava di essere la scampata, invece no, una è venuta fuori anche lei. Io ne ho una per piede, ma è giustificata dai 33 km dal caldo, insomma. Bene, questo è Ponte de Lima, quello che vedete alle nostre spalle e anche qui davanti.
Ora stiamo andando a cercare un mini market per la tappa di domani, che dovrebbe essere appunto 17,5 km in salita, e sembra che non ci siano grossi punti di rifornimento, quindi è meglio comprare qualcosa per fare colazione adesso e anche per pranzo domani. Comunque continua l'hashtag il cammino spettinato, perché io non so che cosa c'ho in testa e niente. Campana. E quindi niente ragazzi, per stasera da Ponte Lima è tutto, vi saluto con questo bel panorama della Palma, della chiesa e del nostro albergue per la notte. Sono le 8 di sera e noi come le galline andiamo a letto, perché domani ci vediamo di nuovo alle 5.